100 anni fa entrava in vigore l'armistizio che chiudeva la Prima Guerra Mondiale. A meno di un anno dalla disfatta di Caporetto, l'Italia si riscattava con la grande battaglia di Vittorio Veneto. Il servizio di Caterina Doglio. L'esercito austro-ungarico è annientato. La voce del generale Armando Diaz, comandante delle forze armate italiane, annuncia con un bollettino la fine della guerra, la vittoria. Una vittoria arrivata un anno dalla più grande disfatta della storia dell'esercito italiano, la battaglia di Caporetto, che segna però l'inizio della riscossa. Il generale Diaz sostituisce Cadorna. L'esercito si riprende perché sente che l'intero paese scende in guerra, perché comprende che perdere avrebbe portato la disgregazione, la fine dell'Italia. Una guerra durissima per gli italiani, combattuta in condizioni impossibili sulle montagne. Una guerra di trincea, di combattimenti corpo a corpo, ma anche la prima guerra moderna, dove vengono utilizzate a fini bellici le invenzioni del secolo. L'aviazione, le armi chimiche, la propaganda, basti pensare al volo su Vienna di D'Annunzio per esortare i nemici alla resa. Una guerra ideologica, si combatte per la libertà e per completare il progetto risorgimentale. L'Italia ottiene Trento, Trieste, Zara, Pola, l'unica guerra dell'epoca contemporanea in cui l'Italia con la vittoria ottiene lo status di grande potenza. La politica